Minori sul set. Oggi parleremo con questa clip di minori sul set cinematografico. Per minori intendiamo minori di età, proprio quella legale in Italia, quindi i canonici 18 anni. Bene, sono Gianfranco De Rosa, da oltre 30 anni mi occupo di produzione di film e spot TV. 5 minuti per è la rubrica e parleremo dell'industria dello spettacolo. Come vi ho detto, in questa clip parleremo di minori. Dunque, i minori hanno bisogno di un tutore, quindi praticamente non possono recarsi sul set e lavorare per sia come figurante o quello che sia attore in maniera autonoma. Quindi anche se manca un solo giorno ai 18 anni, devono avere essere accompagnati da un tutore che a sua volta verrà retribuito con la paga a secondo poi della giornata di lavoro, che dell'impegno che è stato accordato. Quindi questa è una delle ha bisogno di una delle regole, diciamo. Poi ha bisogno di un'autorizzazione, quindi c'è una pratica da fare per quanto riguarda la richiesta della lavorazione di un minore su un set. Non può lavorare le ore che possono fare, diciamo, mediamente una troupe cinematografica o un cast tradizionale. Se non sbaglio sono 4 ore al giorno di impegno, poi ci sono delle pause, delle situazioni, poi varia, poi ci sono delle concessioni, insomma è una situazione piuttosto diversa. Ecco perché le produzioni tendono, anche se una scena in particolare richiede nel racconto, nella storia, un minore di età, qualora insomma non sia proprio un bambino, che si cerca di mettere una persona maggiorenne, si cerca di coinvolgere una persona maggiorenne che possa dimostrare di avere 16, 15, diciamo 14 già è difficile, ma ci sono anche a volte dei diciottenni, dei ragazzi e ragazze che sembrano veramente piuttosto piccoli. Certo, 14 è che oggi c'è la tendenza che il 14enne forse probabilmente sembra di averne 18 o anche più, quindi diciamo si cerca di coprire, quindi è difficile che un minore di 16-17 anni possa essere coinvolto su un progetto e non lo si fa coprendo quel ruolo con un maggiorenne, ecco. Poi se si è proprio bambini 9-10-11 è evidente che quello non si può fare altrimenti. Che altro raccontarvi? Ci sono delle agenzie, ecco, che trattano proprio in particolar modo i minori di età, i bambini, i teenager. Quello che vi consiglio è di trovare quelle che possono farlo in maniera professionale, ecco. Non investite denaro per servizi fotografici che vi propongono, videoriprese, sono tutte cose che potete farvi da sole e quindi di conseguenza crearvi anche il vostro book fotografico, o quantomeno hanno dei costi relativamente bassi rispetto, se si coinvolge un fotografo oggi, insomma, si può spendere 150-200 euro, ma io so che a volte ne richiedono 500, 1000, 1500, insomma, ecco, questo direi che è da escludere. Per investire, investite soprattutto voi, investite il vostro tempo, quello lo dovete fare. Ecco, quello che vi posso suggerire, visto che stiamo su una piattaforma di TikTok che ci ospita, quella di Cinebooking, è fare una proposta in cinebooking.com. Al tasto proponi, è gratuito, e caricate la scheda e andate in match con le ricerche che ci sono da parte delle produzioni, da parte dei casting director, degli aiuti registi, dei recruiter che cercano una figura, diciamo così, per essere coinvolta in un progetto cinematografico, televisivo, insomma un progetto artistico. Bene, i nostri 5 minuti sono terminati, io vi ringrazio e potete trovare su questo canale altre clip analoghe, selezionate a secondo degli argomenti e nulla. Grazie per avermi seguito, alla prossima.